perché c'è una persona là sopra che si è sentita male. Arriverà l'autoscala dei vigili del fuoco, si posizionerà, con l'ausilio di tecniche staff salirà e andrà a portare il soccorso. Chiaramente in questo momento costa tantissimo, è un mezzo che può fare anche un ponte orizzontale dove sopra ci possono passare tranquillamente 7 persone contemporaneamente. È lungo 30 metri, è lunga, questa è un'autoscala da 30 metri, ne abbiamo anche da 50 metri. Andiamo a prenderci una barella, dobbiamo portare soccorso alla persona che si trova infortunata sopra il tetto. I SAF sono presenti in tutta Italia, collaborano costantemente con le attività normali dei vigili del fuoco, anche per mettere in sicurezza lo stesso personale dei vigili del fuoco. Oggi è una giornata dimostrativa, una giornata anche informativa. Vogliamo che viviate una giornata insieme a noi da pompiere. Allora potrebbe essere vigile del fuoco per un giorno. No, come te Francesco, per tutta la... Hai trovato le due maestre? Francesco? Più su, ancora più su. Buongiorno Tony. Buongiorno. Ciao a tutti! Ma quanto belli siete! Ma quanto belli siete! Io mi chiamo Sergio e di cognome faccio Zambon. Sapete come si chiama lui? Zambon. Per cui siamo uguali. Andiamo su in altezza, dobbiamo portare soccorso una persona al terzo piano. Questa scala arriva all'altezza di 30 metri, ma nel terremoto abbiamo lavorato con autoscale alte 50 metri, per cui potevamo tranquillamente raggiungere il nostro castello di manovra. Adesso piano piano imbarchiamo il ferito. E il SAF sta tranquillamente adesso arrivando qui davanti a noi, così ci porta il ferito qua. Facciamo tutto con calma. Antonio, sei arrivato in ritardo. Antonio, l'autoscala, no la bici scala. C'è anche la manichetta per l'acqua, peccato che gli manchi l'acqua. Antonio, la prossima volta una bottiglia d'acqua. Grazie Antonio. È arrivato in ritardo. Pensate che Antonio in questo momento sta anche facendo un corso. Non capire niente, ma non poteva non partecipare. Un applauso SAF Treviso, ausilio dell'autoscala e tutte le tecniche soccorso alpino fluviali. Noi abbiamo un gruppo numeroso qui a Treviso e sono ragazzi operativi 24 ore su 24 per 365 giorni. Questa di qua avrà una piccola... No, la grigliata, il barbecue, no? Vabbè, la fame, la fame su... Le 10, le 11 meno 20. Ci sarà una piccola fiamma. Servirà tanto silenzio perché abbiamo bisogno di tanta concentrazione. Chi ha paura è pregato di chiudere gli occhi. No, chiaramente no, non c'è bisogno di chiudere gli occhi. Però sarà molto affascinante. Il gas viene incendiato da una fiamma a terra, la bombola deve essere messa in piedi con il dardo verso l'esterno e deve essere chiuso il rubinetto. Questa è l'azione che dobbiamo fare. Un applauso forte! La Guardia di Finanza di Treviso, adesso arriveranno i nostri automezzi. Eccoci qua, prima avete conosciuto un nostro amichetto, il nostro cane che si chiama Escort. Adesso vi faremo vedere un'esibizione
simulando l'arrivo in un aeroporto. Metteremo delle valigie come se fossero in un nastro aeroporto. Delle donne, c'è una componente femminile. Inviterei qua da me l'Arianna, se c'è. E magari c'è anche la Giulia. Ah, in borghese. Però la Giulia cosa c'entra? Se è in borghese vieni qua con noi. Questa è la nostra componente femminile. Pronto, Vigili del Fuoco? Sì, ciao, buongiorno. Guarda, mi trovo dai Vigili del Fuoco e c'è un brutto incidente stradale. E c'è una persona... Quante auto sono coinvolte? Sono due macchine blu, due macchine di colore blu. E dentro forse c'è una persona che sta male. C'è una persona che sta male incastrata? Sì. Ok, allora ti mando subito la squadra in via Santa Barbara, sì, giusto? Sì, grazie, veloce. Okay, veloce. 118. Sì, veloce, grazie. Alla macchina, al mezzo nostro, attenzione, c'è un incidente stradale, dovete uscire. E per cui cosa succede? Che in questo momento i Vigili del Fuoco salgono in macchina, sono collegati, sento già le prime sirene. Il caposquadra che ha il casco rosso sta gestendo la... Adesso c'è la necessità di fare un varco comunicativo, cioè di poter parlare con il ferito, okay. E poi piano piano abbiamo la necessità di creare un varco per... Vediamo se arriva la sorpresa. Intanto questo incidente stradale non è ancora terminato, c'è ancora un problema. Vedete, il ferito viene trasportato all'ospedale, le forze dell'ordine hanno già schematicamente registrato l'intervento, eccetera. Però succede una cosa molto strana, i Vigili del Fuoco ancora... Questo è un intervento diverso, prima avevamo l'estricazione delle persone insieme a Suem, questo invece è un incendio stradale, uno dei tanti interventi. Solito inconveniente, tubo rotto, ma va bene così. Allora, raffreddiamo, abbiamo usato un tubo proprio strano, molto rotto. Raffreddiamo l'auto, vediamo di lavorare in maniera molto veloce. Queste occasioni di incontro, queste occasioni di informazioni per noi sono molto importanti. L'aeroporto Canova, sempre nei Vigili del Fuoco di Treviso. Questo che si sta muovendo nel piazzale, ragazzi, è il Poseidon.
e che potenza ha nello spegnimento. Questo mezzo è dotato di un primo cannoncino, vedete, che è quello davanti dell'avvicinamento. Vediamo se siamo in grado poi anche di gestire il secondo cannoncino. Stiamo parlando di distanze enormi per l'acqua, ragazzi, per cui lavoriamo da lontano in sicurezza e portiamo il soccorso adeguato con quantitativi d'acqua enormi. Il tutto in 1-2 minuti. E adesso vediamo di azionare il cannone principale. La lancia principissima. Mezzo aeroportuale Poseidon, aeroporto Canova di Treviso, Vigili del Fuoco. Soprattutto per i pullman che devono andare via, per i tempi, sappiate di regolare. Ci terremo qua altri 10 minuti. Poi abbiamo una sorpresa golosa da darvi e una sorpresa invece che arriva dal cielo e che ci verrà a salutare tutti quanti. Eccolo qua cos'è. Allora chiamerei qua il personale di protezione civile per cortesia. I colleghi e amici del 118 hanno l'esigenza di avere soccorso, solidarietà e sicurezza. Cerchiamo di lavorare 24 ore su 24, di dare il nostro contributo, cerchiamo di farlo in maniera professionale. So che tanti di voi diventeranno vigili del fuoco, sulle mani chi sono i vigili del fuoco, ma anche tanti diventeranno carabinieri. Ok, e polizia, che fa la polizia? Non c'è problema. E l'insegnante, l'insegnante a scuola, chi vuole fare l'insegnante? Signore maestre, è un rumore che io riconosco e lo facciamo con uno sottofondo musicale. Soccorso e non mi danno mai.
e adesso attendiamo. Atteso così tanto, perfidamente, il tuo decotto. Vai, dai che arriva, dai che arriva, dai che arriva. Vi presentiamo